Va bene, queste parole suonano tutte un po' ammuffite oggi nel 2019, ma provate a tornare indietro di 40-50 anni e sarà straordinario scoprire come queste parole sono ancora molto attuali. Sono Giacomo Zito, state ascoltando Destini Incrociati. Vediamo di riannodare i fili della nostra storia. Ora ci troviamo in uno scompartimento di un treno che da Padova porta a Firenze. C'è uno studente 21enne che sta divorando con gli occhi una rivista dove campeggiano immagini disegnate a mano da un architetto che potrebbe fare invidia a disegnatori di fantascienza o a Salvador Dalí. Si chiama Ettore Sozzas ed è una specie di mito vivente. È un personaggio che ne ha viste tante. Ha raccolto un'eredità importante dal padre, a cominciare dal nome, ed è diventato architetto, designer, distruttore e costruttore allo stesso tempo, osannato da industriali, curatori di musei, capace di esporre al MoMA di New York e di ricevere lauree honoris causa presso università internazionali. Anzi, vi dico una cosa, andate a vederlo questo disegno, quello della copertina della rivista, sulla nostra pagina di Facebook, Destini Incrociati. Una semplice follia di zattere nelle quali ascoltare musica da camera e da prendere come dei taxi per scendere lungo il letto di un fiume, se non è pazzo lui. Oggi le immagini sulle copertine delle riviste non ci fanno più un grande effetto. Primo perché nelle edicole non ci andiamo quasi più. E secondo perché siamo tempestati dalle immagini sugli schermi dei nostri smartphone. Ma negli anni 70, se sei uno studente di architettura appassionato delle forme e un po' annoiato dai rigidi programmi dei corsi universitari, scoprire un maestro mentre sovverte le regole è una vera boccata d'aria. Bene, è arrivato il momento di dirvi chi è quel giovane 21enne sul treno che da Padova porta a Firenze. Il suo nome è Michele De Lucchi. Michele De Lucchi. Destini incrociati. Destini incrociati. Incontri che cambiano la vita. Incontri che cambiano la vita. Michele De Lucchi è un ragazzo di Ferrara, trapiantato a Padova, che sa certamente cosa gli interessa della vita. Viceversa, non affronterebbe la distanza che lo separa da Firenze con questa caparbietà, ne abbiamo già parlato. E l'architettura è quello che lo appassiona. Il suo contatto con Ettore Sozzas, per il momento, si limita all'osservazione di un modello. Ecco che cosa ci dice proprio De Lucchi in una conferenza del 2003 a Ivrea sul maestro Sozzas, su quel momento di scoperta. Le parole di De Lucchi ve le leggo io, come se sgorgassero da una macchina per scrivere Valentin. C'erano disegni che facevano vedere un'idea del mondo disegnata, visualizzata, rappresentata, descritta completamente sotto nuove regole, completamente sotto una nuova formula di vivere il mondo. Devo dire che quella è stata la mia scoperta di Ettore, ma è stata anche la mia scoperta dell'architettura, del design e della maniera di affrontare questo lavoro, perché Ettore chiaramente a quell'epoca lo vedevo un po' come un mito. Beh, che ne dite? La nostra storia potrebbe fermarsi qui. Chi di noi non è stato particolarmente ispirato da una figura che ha ammirato per quello che fa, che rappresenta, che ne so, un artista sui solchi di un disco, di un vinile? E poi, ma come potrebbe fare quel giovane ragazzo a incontrarlo, questo mostro sacro del design italiano? Ah, è impossibile, non succederà mai. Ne siamo proprio sicuri? Michele De Lucchi lo sorprendiamo in questo momento della sua vita, quando ancora, sì, è un sacco da riempire di cose, di progetti, di idee, ma un bel sacco, diciamo la verità. Ci vuole poco perché lo spirito trasgressivo di quel decennio, gli anni 70, si materializzi in un gruppo creativo di designer, di ex studenti, forse faremmo meglio a dire, che si riunisce a Padova e che prende il nome di CavArt, unendo le due parole cava e arte. Si tratta di un progetto per molti pazzoide, di ricerca delle forme e del senso, che si dispiega in spazi lunari, le cave venete appunto, dove un gruppo di designer, tra cui Michele, si ritrovano a creare concetti e oggetti.
Questo è il primo passo verso una consapevolezza di sé che può solo portare a grandi cose. Ricerca pura, gioco infinito. Per un vivere consapevole, la cosa più importante è essere consapevole. Quindi preoccuparsi soprattutto di quelle che sono le cose che si consumano con maggiore velocità e che si consumano con maggiore incoscienza. Certamente l'energia, certamente i materiali, ma ci sono due cose soprattutto che bisogna fare attenzione a non sprecare, che sono lo spazio e il tempo. Lo spazio per noi architetti è importantissimo, buttare via il tempo lo facciamo sempre e lì dipende dalla coscienza di ciascuno. E De Lucchi di tempo non ne perde, eh? Anzi, negli anni di Firenze lui conosce un altro designer importante, si chiama Andrea Branzi, che lo presenta finalmente a Sua Maestà Ettore Sozzas. Lo so che adesso lui da lassù si incazza. È il 1980 e se il 68 è passato da un pezzo, il fervore per un nuovo decennio che si affaccia all'orizzonte è tanto. Basta poco. Un po' di colleghi stimati, qualche bottiglia di vino e un disco sul giradischi. È su queste note che nasce Memphis, uno dei gruppi che vengono chiamati postmodernisti, collettivi di ricerca per studiare nuove forme espressive legate al design. Pensate un po', Memphis come il nome di uno dei nostri host che conduce uno dei programmi più seguiti degli ascoltabili.it, Vinyl Nights. Allora, torniamo alla nostra storia che è meglio. È l'11 dicembre del 1980 e nella casa milanese di Ettore Sozzas vengono invitati Aldo Cibic, Matteo Thun, Marco Zanini e Martin Bedin, oltre naturalmente a Michele De Lucchi. Ci si vede per discutere del superamento del design attuale, della ricerca di nuove forme, della ricerca soprattutto di nuovi colori. Il nome di quel gruppo, Memphis, nasce dal disco che avete sentito, Incantato, il disco di Bob Dylan che salta sul giradischi alla parola Memphis, che è, al contempo, la città natale di Elvis Presley, ma anche il nome di Menfi, la capitale dell'antico Egitto. E qui vediamo che la cultura popolare e la cultura classica si incontrano, no? Sentiamo ancora De Lucchi. La provocatorietà era fatta di decori, di colori, di forme strane. E volevamo anche essere provocatori, volevamo un po' rompere le scatole, l'establishment. Quel gruppo è estremamente vivace, anche se si incontrano a distanza di diversi mesi, iniziano a condividere disegni, forme, progetti, forme geometriche, ma essenzialmente pensieri, perché il gioco di questi designer è a chi riesce ad attribuire più senso alle cose allargando lo sguardo al senso della vita. In pratica, ogni oggetto creato diventa un manifesto per interpretare il nostro essere qui e ora. Una gran bella palestra, quella di Memphis. Diamo un po' un'occhiata agli oggetti che Memphis crea in questi anni. Si va dalle librerie Carlton e Casablanca, nonché l'armadio Beverly di Sozzas, alle sedie Oberoi di Soden, la lampada Superlamp di Martin Bedin. Il nostro Michele De Lucchi si esercita con una sedia, First, il cui nome potete immaginare da dove viene. Tutte queste creazioni sono visibili in questo momento sulla pagina Facebook di Destini Incrociati. Date un'occhiata. Forme elementari, colore. Diciamo che questa potrebbe essere la lista degli ingredienti del design che De Lucchi assorbe con l'esperienza di Memphis, vicino al maestro Ettore Sozzas, che intanto ha superato i 60 e si porta presso due baffoni spioventi e guasconi che ne accentuano la vocazione alla trasgressione. Quanto a De Lucchi, anche per lui il rapporto con barba e baffi è stato sempre una costante e ne ha fatto anche un marchio di fabbrica sin dagli anni giovanili. I baffi, un elemento che mi fa venire in mente un romanzo di Emmanuel Carrère che si chiama, guarda caso, Baffi. Allora, il protagonista
che ne è un fiero espositore, decide di tagliarseli, senza sapere che, facendolo, cambierà la sua percezione delle cose, sulle relazioni e sul mondo. Chissà se ci hanno anche pensato i nostri protagonisti. Ma forse non è il caso di perderci troppo tempo. Se a De Lucchi e Sozzas aggiungiamo pure Carrer, finisce che ci dite che siamo troppo radical chic. Andiamo avanti, torniamo alla nostra storia. Allora, è evidente che l'affinità elettiva tra i due designer è notevole, anche se li separano anagraficamente più di 30 anni. Forse intravedendone una continuità di pensiero, Sozzas porta De Lucchi a Ivrea, nel magico mondo dell'Olivetti, fino a lasciare più avanti però, nel 1992, al giovane, la guida del design di quell'azienda. Questa palestra ha permesso a De Lucchi di esercitare il rapporto che esiste tra il design e l'industria, tra la vita e il lavoro. Poi c'è un fronte aperto che è il mondo, diciamo, degli uffici, del lavorare, dell'aggiornare il mondo del lavoro alle potenzialità che oggi la tecnologia, l'architettura, gli spazi ci danno. Ed è molto interessante perché l'ufficio è molto più al centro della vita che non la casa oggi. La casa di per sé è un po' più stereotipata. Possiamo dire che il maestro ha dato consapevolezza e una direzione all'allievo che ora viaggia in autonomia verso la propria strada. Così come per Sozzas negli anni 50, il momento del compasso d'oro, e non sarà l'unico, arriva nel 1987, con una lampada. Si chiama Tolomeo e la produce Artemide, disegnata in collaborazione con un ingegnere, Giancarlo Fassina. Se vivi a Milano e dirigi uno studio che ha delle pretese di qualsiasi tipo, giuridiche, artistiche, commerciali, e non ti sei mai imbattuto in una Tolomeo, è il caso di farsi qualche domanda o di licenziare il tuo arredatore d'interni. La Tolomeo diventa la lampada imprescindibile di ogni scrivania che si rispetti, l'oggetto più utilizzato dagli stylist per impreziosire i set cinematografici in tutto il mondo. Allora, vi faccio degli esempi. La Tolomeo compare nella serie TV Black Mirror, in film come Match Point, Uomini che odiano le donne, James Bond Skyfall. E oggi è un oggetto che mantiene intatta l'eleganza e la sua attualità. Sempre sulla nostra pagina Facebook andatevi a vedere le immagini della Tolomeo nel cinema. E spesso arriva a Destini Incrociati il momento di parlare dei grandi successi di un personaggio importante dopo l'incontro che in qualche modo esalta tutte le sue qualità, i suoi talenti. È il gioco della vita, in fondo, no? Nella quale manifestiamo tutto il nostro valore come somma delle esperienze passate e degli incontri che abbiamo fatto. È il senso di Destini Incrociati. Però oggi non ho intenzione di dilungarmi descrivendovi tutte le grandi opere che Michele De Lucchi ha realizzato, dalle Gallerie d'Italia per Intesa, ai padiglioni dell'Expo, ai palazzi dei ministeri della Georgia e chi più ne ha più ne metta. Facciamo che magari ve le andate a vedere se vi interessa. Quello che mi piace lasciarvi è il pensiero che l'opera di questi uomini e donne si radica nel nostro vissuto, diventa parte della nostra cultura. In fondo, pensiamoci un attimo. Stasera mi ritroverò probabilmente a mangiare una minestra con un cucchiaio disegnato da Ettore Sozzas per Alessi. E in questo preciso momento, mentre vi sto parlando, la luce che illumina lo studio è proprio quella di una Tolomeo disegnata da De Lucchi. Il design non è mai stato così democratico e vicino alla gente come con i nostri due protagonisti. Non è vero, Ettore? Cioè, anche l'architettura ha, come dire, un destino etico. Infatti c'è un momento, ogni tanto penso che questi architetti che disegnano queste cose, più che altro spettacolari per impaurire la gente o per convincere la gente della presenza lì, del potere, qualunque tipo di potere, sono complici del disastro contemporaneo. Termina qui la nostra puntata di Destini Incrociati, gli incontri che cambiano la vita. Come vi ho detto, tutte le fotografie degli oggetti di cui abbiamo parlato le trovate sulla nostra pagina Facebook, Destini Incrociati, alla quale vi chiediamo di mettere un mi piace. Grazie a voi che ci seguite da questo mondo digitale e vi invito a mettere una valutazione 5 stelle su iTunes, Spotify e a sostenerci sui social. La puntata l'ho scritta io.
Il sound design è di Sara Varricchione e Francesco Campeotto, la produzione è di Ilaria Villani.